Amici di Fano TV, bentrovati ad un'altra puntata di Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista, e diamo subito il benvenuto allora ormai il padrone di casa, Daniele Muflone. Ciao Daniele, bentrovato. Ciao, bentrovati a tutti, ancora per un'altra nuovissima puntata. Con tutti i nostri amici che ci seguono da casa, con tutti i tuoi fedelissimi e anche quelli che poi di volta in volta si aggiungono, perché poi iniziano ad appassionarsi di biciclette e di tutte le cose che ci proponi. A proposito di bici, quella che andremo a presentare questa sera è la bici da strada. Sì, infatti una puntata, abbiamo sempre fatto puntate con bici fuori strada, oggi invece andiamo proprio su strada, andiamo nella particolarità a vedere proprio una bicicletta da strada, ma anche dei lati nascosti sulle caratteristiche che poi andremo anche a vedere. E allora ci trasferiamo subito a Ghilardino, alla casa del ciclista, dove Daniele ci presenta appunto la bici da strada. Anche oggi siamo alla casa del ciclista con Daniele Muflone. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Ben trovato. Oggi parliamo della bici da strada. Ce ne sono tanti modelli e apparentemente sono tutti uguali, poi dopo in realtà non è così, perché se ci cade l'occhio, come si dice, e andiamo nel particolare, ci sono tante differenze. Molte differenze. Molte differenze. Allora entriamo subito nel dettaglio, a partire per esempio dalle ruote. Questa è la prima cosa che mi ha colpito. Ti ha colpito sicuramente il profilo alto della ruota. Assolutamente sì. Questa è una ruota in carbonio. Esistono ruote in alluminio e anche ruote in carbonio, però bisogna fare molta attenzione sulla scelta delle ruote e anche del profilo. Qui abbiamo un profilo da 4 cm, cosa che va molto bene, perché se poi andiamo ad aumentare il profilo, la bicicletta per carità è molto più aerodinamica perché il vento lo taglia, ma in condizioni di vento ti può anche spostare, e lo fa. Perché il vento, ci sono alcuni punti che ti arriva una raffica sul lato e quindi ti sposta. Pensa che già le nostre strade come sono, bisogna camminare già un po' nel mezzo perché ai lati è pieno di buche, poi se succede che abbiamo anche il vento diventa molto pericoloso. In alcuni casi alcuni ciclisti hanno la doppia coppia di ruote. Perché sì. Anche chi è che fa competizioni o comunque sia chi è che vuol fare un tipo di allenamento particolare sceglie le ruote anche in base al tempo. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo un telaio che puoi vederlo uguale, dello stesso modello, però come detto bene cambia perché abbiamo la fibra in monoscocca, quindi abbiamo uno stampo dove poi viene assemblato il carbonio, oppure abbiamo il telaio con una fibra di carbonio assemblata a mano, quindi già la differenza di come viene messo il carbonio ti fa avere più o meno rigido il telaio, e quindi già questa è una grandissima differenza sulla scelta. Da fuori può essere identica, ma in realtà quando sali in piedi nel spingere sulla bicicletta senti la reattività del telaio, e quindi diciamo che tutti i watt che dai sulla pedalata vanno a scaricare sul telaio, e quindi la pedalata è molto più reattiva. Quindi questa bici tu la consigli ad un pedalatore più esperto, se così sì, si può dire? Questo la consiglio a un pedalatore che vuol sentire una bicicletta che spinge in salita. Infatti io sì, quando consiglio questa gli dico: guarda, in salita questa è una bicicletta che scatta, ma detta così non può sembrare niente, ma quando ci sali la differenza si nota. E considera che oltre a questa c'è anche un telaio ancora molto più evoluto di questo, perché ad oggi la tecnologia, oltre alla mountain bike ma anche sul settore strada, è evoluta in una maniera pazzesca. Come il cambio un tempo c'erano i rapporti tutto a filo. Oggi sì, invece è tutto elettronico, abbiamo sì, anche il gruppo elettronico. Il bello di questi gruppi elettronici è che, pensa anche nei giri d'Italia, quando ci sono delle competizioni, i meccanici su alcuni gruppi da dentro la macchina riescono a sistemare il cambio, perché con i sistemi wifi, bluetooth, riescono comunque sia a sistemare quando un ciclista ha un problema e su strada riescono a sistemarlo. Quindi questa è una cosa veramente molto molto bella. Mentre un tempo si vedevano quelle scene che il meccanico si affacciava dal finestrino e doveva sistemare manualmente la bicicletta. Invece ad oggi, grazie anche alla tecnologia, queste cose non si vedono, ed anche diciamo brutto, perché era bello vedere queste azioni, però comunque sia è un cambio molto molto diverso, però ha le stesse prestazioni.
Poi hanno messo i freni a disco. Freni a disco che anche qui sul settore strada c'è stato un grandissimo dilemma all'inizio, perché sui primi freni a disco le prime cadute hanno causato veramente incidenti molto gravi, perché il disco quando in discesa era caldo andava a tagliare il ciclista, sì. Quindi poi li hanno messi, li hanno tolti e poi ad oggi hanno trovato un ottimo compromesso. Infatti, come si può ben vedere, innanzitutto usano dei dischi anche chiusi, quindi anche in caso di caduta diciamo il dito non può entrare all'interno del disco. È un disco che prende più aria, quindi si raffredda meglio. Però in frenata, perché anche con queste biciclette, anche se hanno le ruote fine, si arrivano a fare delle velocità tipo 80-90 km orari, e questo io ti parlo anche delle strade che abbiamo noi, sono delle velocità pazzesche che se dici, ma con quella ruota fina... E si va invece. Sì, perché quando sei sopra, comunque sia, la bici ti dà un'ottima sicurezza. E quindi grazie anche a questi freni a disco, la frenata è molto più immediata, quindi... hai molta più sicurezza anche sull'andare veloce. Poi abbiamo il classico manubrio da strada, però ad oggi hanno nascosto tutti i fili. Sì. Quindi anche biciclette, tipo nel nostro caso Orbea, con un telaio in monoscocca entry lever da 1990 euro, riusciamo ad avere una bicicletta con questo telaio qua, monoscocca, ma allo stesso tempo ha i cavi nascosti, quindi esteticamente è molto più pulita, si dice proprio in gergo. Sì. Una bicicletta pulita, che poi anche lì il fatto dei cavi, c'è dietro una storia che avere il cavo esposto ti fa perdere lo 0,3 di velocità chilometro orario, che poi vai a vedere sul calcolo sono esattamente 30 centimetri. Fa ridere, però per un agonista fa veramente la differenza. Questo lo sappiamo perché ci piace comunque sia studiare e fare diverse domande anche quando andiamo ai nostri corsi di aggiornamento, per capire perché hanno fatto questi sistemi. Perché giustamente anche il cliente dice è bello, però c'è i pro e anche i contro. Certo, bisogna capire la funzionalità. Il pro è che è bello esteticamente. Il contro è che quando si rompe un filo del freno, in questo caso no perché è idraulico, comunque sia, quando devi andare a sostituire o fare manutenzione è molto più complicato per la nostra officina, quindi alla fine ci vuole molto più tempo. Ci vuole. Diciamo che ha un look molto minimal, però esteticamente è anche una bella bicicletta. Sì. Senti, questa tipologia di bici da strada, fermo restando, sì, che insomma ce ne sono diverse, a chi la consigli specificatamente? Allora, la bici da strada ce ne sono di due modelli, diverso ad altri, in teoria sono molto di più, però abbiamo la bici da pista che da noi non viene utilizzata perché non abbiamo le strutture, la bici da crono che vengono utilizzate comunque sia nelle gare anche da triathlon, o comunque chi è che non ha la possibilità di avere anche una bicicletta da triathlon usa una bicicletta da strada, in questo caso Aero, quindi è aerodinamica con le appendici, quindi stanno tutti bassi e la adattano per la tipologia di gara. Poi abbiamo questa che è una bicicletta racing, io la chiamo racing perché ha un carro molto basso, quindi questo carro molto basso ti dà la possibilità, come ho detto prima, di scaricare tutti i watt della pedalata, quindi quando si è in salita e uno sale in piedi la bicicletta proprio la sente che parte in automatico. Non lo dico io, ma lo dice anche anche il ciclista stesso quando gli dico guarda che una volta la bici che ce l'hai sotto la sella sentirai la differenza. E in un altro caso c'è anche un altro tipo di telaio che è l'endurance, quindi un telaio molto più comodo perché serve per le gare, diciamo le gran fondo da 200 e passa chilometri, che non hanno questi tubi dritti ma hanno dei tubi leggermente curvati che ti vanno ad assorbire le vibrazioni durante il tuo percorso. Quindi non ci resta altro che metterci a tavolino, ragionare un attimo su e scegliere qual è la bici da strada più adatta a noi. Muflone è anche abbigliamento sportivo tecnico personalizzato volendo e vediamo subito i nuovi modelli da poter indossare per la bici da strada con i nostri manichini donna, perché anche se le donne sono in numero minore a molto praticare minore questo sport, però grazie a Dio insomma ci sono anche loro e insomma siamo anche un po' ambiziose, diciamolo, quindi ci piace essere comode, avere la giusta tenuta ma anche carina insomma esteticamente. Ce le vuoi descrivere, Daniele? Come no, allora innanzitutto partiamo dal casco. Il casco è un casco aerodinamico,
senza visiera rispetto a quelle che si utilizzano sulla mountain bike, caschi molto leggeri e in più abbiamo la protezione della nuca molto più alta rispetto a un classico casco da mountain bike, perché come ho detto già il peso è molto limitato e in più su strada ci sono meno pericoli, ci sono perché poi ci sono le macchine, nel bosco ci sono le piante, però la macchina è peggio di una pianta e già questo casco, essendo molto più leggero, stando anche più ore in bici, appesantisce molto meno la testa. Poi abbiamo l'abbigliamento, in questo caso abbiamo l'abbigliamento racing, quindi tutto l'abbigliamento aderente sul settore da strada, che in alcuni casi, parliamo ora di abbigliamento invernale, possiamo avere il calzoncino felpato a gamba corta che poi viene implementato con un gambale, quindi si può anche decidere se metterlo, lasciarlo oppure addirittura toglierlo, perché la mattina è un po' freschino, poi già sulle prime ore del pomeriggio inizia a essere un po' più caldo, quindi il ciclista può anche decidere di togliere il gambale, è sempre felpato, quindi è come se hai una salopette tutta lunga. Fondello sempre eccezionale per diverse ore che uno sta in sella. Giubbino è una cosa molto importante, perché il giubbino, specie nella parte davanti, è quello che prende più aria di tutti. Questo è un giubbino antivento e anche antipioggia e allo stesso tempo anche invernale. Infatti noi questo lo consigliamo con sotto una delle nostre maglie intime muflone invernali, perché già con una maglia intima questo giubbino è un ottimo abbinamento per l'inverno. Se invece la persona ha un po' più freddo, consigliamo di mettere o un antivento sopra a manica lunga o smanicato, perché come puoi già aver capito bisogna vestirsi a cipolla a strati e a man mano che uno si scalda o si raffredda si deve vestire. Senti, ma a proposito di abbigliamento personalizzato, io vedo quest'altro manichino con una scritta miscela sportiva che mi ricorda altro però. Sì, questo infatti è il nostro abbigliamento muflone, che è l'abbigliamento tecnico per ciclisti sportivi e anche personalizzato. Infatti questa è una idea che ci è venuta in mente quando siamo stati in fiera a Rimini e quindi dovevo proprio entrare negli occhi di tutti i ciclisti. Allora cosa abbiamo creato? Abbiamo creato l'etichetta del nostro detergente miscela sportiva. Eccola qua. E lo abbiamo portato su una divisa. Questo ti fa capire che si può realizzare veramente tutto. Da una semplice etichetta abbiamo realizzato una divisa. E considera che questa divisa era indossata da una hostess, quindi una hostess in giro per la fiera, quanta pubblicità dà al prodotto e anche al marchio. A proposito di prodotti, questo è il prodotto, proprio il risultato di questo mix esplosivo, non esplosivo, ma nel senso proprio efficace per lustrare la vostra bici. Infatti le biciclette, come si possono anche ben vedere, sono belle pulite, perché infatti miscela sportiva, mantieni pulita la tua bicicletta, si inizia con il detergente. Il detergente ad azione rapida, con la formula segreta che Stefano il chimico sanno, perché questi, ricordiamo che è un prodotto che ha realizzato Stefano Muflone, il nostro meccanico, perché negli anni di gare in Coppa del Mondo ne abbiamo provati veramente di diversi, ma non c'era quello che ti dava il risultato che uno voleva. Allora un giorno ha chiamato un chimico e alla fine hanno trovato un'ottima formula. Detto questo, con il nostro detergente andiamo a lavare la bicicletta. Questo è anche molto essenziale per la trasmissione, quindi la trasmissione che tutti i ciclisti la vogliono vedere, specie su strada, perché la bicicletta deve essere pulita e la trasmissione deve essere lucida. Questo ti permette di avere anche la nostra trasmissione lucida. Una volta dato il detergente e sciacquato la bicicletta, bisogna però cosa fare? Passare questo spray. Questo spray che è il protettivo per telaio lucidante. Sì, ti crea l'effetto lucidante, che è bello da vedere, ma la cosa importante è che ti protegge il telaio, perché ti crea un velo su tutto il telaio. Presente quando esci dalla macchina, dall'autolavaggio, ti crea una patina. Una patina che quando piove
diciamo, la goccia scivola. Questo crea lo stesso effetto sul telaio, quindi immagina anche quando è caldo il sudore o comunque la pioggia, o se abiti al mare la salsedine, questo ti va a proteggere tutto il telaio. Cosa importante è, non bisogna darlo sul telaio, ma bisogna darlo con un panno lontano dal telaio, perché quando si va a spruzzare l'emulsione può andare in questo caso nei dischi e poi la bicicletta non frena più. Senti, ma per lubrificare la catena, insomma, ci sono... Abbiamo anche quello, perché Miscela Sportiva ha creato 4 prodotti essenziali e sono 3 prodotti essenziali per la bici da strada. Quindi abbiamo detto il detergente, il protettivo per il telaio e, per ultimo, ma non perché è quello meno importante, il lubrificante per la catena. Anche questo, un solo giro di catena e il cambio sarà perfetto. Benissimo, ti carichi tutte e due in sella, io prendo la mia bici e anche questa volta ripartiamo. Beh, allora la cosa importante, abbiamo capito, che è questo carbonio, la presenza del carbonio. Infatti abbiamo visto, come ho spiegato, proprio la differenza, la particolarità della fibra di carbonio, del monoscocca. Quindi anche qui, in base al tipo di telaio che uno sceglie, nota una grandissima differenza. E una volta trovata la bici giusta, noi dobbiamo andare con l'abbigliamento tecnico, sportivo, adatto, volendo anche personalizzato. Sì, infatti abbiamo visto l'abbigliamento Muflone, che ormai è il nostro partner, anche perché è il marchio mio, quindi... Assolutamente. Sì, sì, l'abbiamo creato e ci sta dando veramente tantissime soddisfazioni, perché riusciamo a soddisfare diversi ciclisti. E poi abbiamo anche visto come bisogna mantenere pulita la tua bicicletta con i prodotti che ha creato Stefano, in questo caso Miscela Sportiva. Appunto, queste miscele già testate, provate, riprovate, per trovare davvero il mix essenziale, micidiale. Dico micidiale perché veramente ne basta pochissimo, sì, e la bicicletta torna nuova. Sì, sì, proprio abbiamo sempre nel bellissimo aspetto la nostra bici con questi prodotti qua. Bene, noi andiamo da Stefano adesso, sì, perché anche oggi ha delle chicche. Andiamo subito nella ciclo officina da garage per parlare della lubrificazione della serie Sterzo. Siamo alla ciclo officina da garage, i segreti del professionista alla portata di tutti, grazie al nostro Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Oggi ci occupiamo della lubrificazione della serie Sterzo e se fate questa operazione, se fai tu per primo questa operazione, naturalmente in una mountain bike, farla su una bici da strada diventa un gioco da ragazzi, giusto? Esatto, sì, diciamo che la bici da strada... pochi componenti da sistemare e quindi rimane abbastanza tutto più semplice, è quasi un gioco, diciamo, via. Iniziamo proprio con la serie Sterzo, uno dei componenti principali della bici da strada, dove girando la ruota anteriore fa sì che ci tira su tutto dello sporco. Adesso andremo innanzitutto a svitare questa serie Sterzo, ma lo faremo proprio come da garage, come si è sempre fatto, con pochi attrezzi. Una brugola da 4, in questo caso una brugola da 6. Se non avete poi la chiave dinamometrica per ritirare le viti, è molto semplice. Innanzitutto andremo a svitare le due viti che tengono la pipa al canotto della forcella. Quindi, svitando, contiamo i giri in cui io svito, un giro completo, due giri completi, e sotto faremo la stessa cosa, un giro completo e due giri completi, ricordandoci questi giri che abbiamo svitato. Poi quando andremo a riavvitarli andremo a sistemare le viti a newton di tiraggio che erano già tirate. Prenderemo la brugola da 6 e sviteremo il tappo superiore. Questo viene abbastanza facilmente perché sta bici è anche un po' recente, è già stata revisionata, è un ragazzo molto preciso, e metteremo i pezzi in linea di montaggio così da non sbagliare. Prendiamo la nostra pipa, ci facciamo dare una mano con e la tiriamo su fino al limite della vite sotto e andremo adesso a tirare la vite della pipa così che non ci cade tutto e non faremo danni né al telaio né alla ruota
al manubrio tutta la componentistica. Ora con un colpettino andremo a sbloccare tutta la sporcizia, lo sporco che c'è. Non so se si vede dalla telecamera, qua c'è del grasso ma è pieno di sassolini. E questi piccoli sassolini girando con le leggere vibrazioni, che purtroppo le strade che abbiamo qui da noi non è che sono proprio lisce, diciamo così, fa sì che ci fa quel rumore fastidioso che ci accompagna per tutta la gita. Quindi prendendo semplicemente della carta andremo a pulire la parte sotto della serie sterzo. Questa è un'operazione abbastanza da fare precisi. Poi prendiamo del grasso, ovviamente qui il grasso è fatto in casa da me, è sempre una mia miscela, perché qua di originale in questa officina c'è ben poco. Grasso chiamato dagli amici Puffo, perché è blu. Andremo a lubrificare la serie sterzo, la parte bassa, e poi abbasseremo il telaio finché non va in appoggio. In automatico il cuscinetto superiore è salito. Anche qua troviamo dello sporco. Abbiamo sempre quei famosi sassolini che ci danno fastidio, ci vanno a fare rumore, ma ci possono rovinare anche il telaio. Quindi questa è un'operazione da fare semplicemente ogni volta che ne avete voglia. Più lubrificate i cuscinetti e meglio va la bicicletta. Andremo per benino, anche ci diamo una mano con un dito più piccolino. Anche la parte superiore va pulita alla perfezione. E poi un po' di grasso e anche qua, ed accompagniamo giù la nostra, ecco, il cono e i due spessori che erano. Mi raccomando, quando svitate ricordatevi dove erano posizionati gli spessori, in modo da rimettere la bici in assetto che era prima. Adesso posizioniamo la pipa e rimettiamo tutta la componentistica com'era. Era in ordine, quindi era spessore, cono e tappo. Se volete qua potete andare anche un po' di grasso. Io sono un amante del grasso più che del frenafiletti. Frenafiletti una volta che crepa si svita, con il grasso invece rimane, tiene un pochettino di più. Ovviamente se fate un'ottima manutenzione quando è ora, non aspettare sempre che la bici si deteriora veramente in modo eccessivo, i problemi non ne avrete mai. Tirato il tappo, controlliamo che non abbia gioco. Per controllare il gioco della serie sterzo basta frenare anteriore, mettere un dito davanti e uno dietro nella serie sterzo, muovere la bicicletta avanti e indietro, in questo caso è già sigillata. Quindi ho stretto bene il tappo sopra, gioco non ne ha, andiamo a stringere le due viti laterali che prima avevamo svitato. Allora, vi ricordate cosa ho detto? Da quando vado a battuta vado un giro, due giri completi, uno ne ho fatto prima e questo è il secondo giro. Così ho messo le mie viti a newton di tiraggio consigliati dalla casa madre, ma soprattutto ho lubrificato la mia serie sterzo e sono pronto per il mio giro. Inevitabilmente quindi sassolini, granelli, sono questi che in sostanza rovinano poi lo sterzo. Anche la polvere, infatti bisogna ogni tanto lubrificarla perché poi dopo la serie sterzo si indurisce. Però abbiamo visto che bastano quattro semplici passi e quindi ognuno da casa può anche sistemarla. Quattro passi li facciamo, anzi quattro pedalate le facciamo, sì. Questa volta nella nostra bella città. Finalmente Muflone e tutti i suoi seguaci arrivano al mare, ma non solo, perché avete fatto un bel percorso tra le colline e il mare. Allora lanciamo subito il contributo, andiamolo a vedere insieme. Siamo partiti, come si può ben vedere, da un punto di riferimento di Fano, che è il Pigio, no? L'Arco d'Augusto. Assolutamente, chi arriva a Fano si innamora come prima cosa dell'arco. Sì, sì, infatti siamo partiti da qua. Ho chiamato dei miei clienti e quindi ho detto: ragazzi, devo fare le riprese a Fano, datemi una mano, e si sono
sono subito arrivati, eccoli qua. E da qui questo è il Pincio, che poi gli ho detto mi affido a voi perché io di Fano non conosco, quindi dal Pincio poi mi hanno portato alla porta la Mandria. Infatti vediamo anche davanti, c'è sempre Edoardo, con lui guida solo con una ruota, vedi? Ecco, una bella impennata, è così che si chiama in gergo. Sì. C'è Edoardo, c'è Francesco, Tommaso, Franco, Gigi e Marco. E i nostri clienti tra qua, al quale sono anche diventati VIP quest'anno, infatti hanno tutte le bici nuove. E poi mi hanno portato al Lido. Lido, e anche qua di gente ce n'era, perché la giornata, come si può ben vedere, è stata bellissima. E poi quando vai a Lido non puoi fare, dai, la pedalata al mare, lungo il mare. Assolutamente sì. E poi qui vedi c'è anche quel tronco sulla sinistra che ci stava veramente bene, ci stava proprio il mare calmo. E poi dal mare calmo mi hanno portato all'Arzilla. Esatto. Abbiamo fatto un pezzettino di pista ciclabile. Sì. E c'è sempre Edoardo che lui... Ogni tanto fate anche dei percorsi comodi, poi dopo sì, qua sì. Invece no. Sì, no, poi dopo, dai. Diciamo che dalla pista ciclabile siamo andati verso la chiesa del Carmine e poi mi hanno portato sopra la zona della isola Belgatto, dovrebbe chiamarsi così, eccola qua. Sì. Purtroppo avevamo un po' di foschia, quindi anche qui il panorama era fantastico se non c'era, diciamo, la foschia. E qui siamo poi arrivati al bosco Col delle Cave, che anche qui è un boschetto simpatico, perché ci sono dei piccoli single track dove ci si può pedalare, ci si può allenare, ci si può divertire, anche superando comunque sia delle difficoltà, come abbiamo, come adesso possiamo vedere, abbiamo dei piccoli muri, vedi, con dei piccoli muri dove si può affrontare ognuno le proprie paure, perché tanto alla fine un po' di tecnica qua serve. E si può testare anche la propria bici. Anche la propria bici, sì. Quindi è un percorso, un anello, è molto simpatico. Anche lì mi sono veramente divertito. E poi abbiamo ripreso la nostra pedalata in mezzo alle vigne. E qua io non so dove siamo, perché alla fine come ti giravi era tutto uguale, perché i colori dell'autunno, come si può ben vedere, sono spettacolari. Assolutamente, sì, tra i filari addirittura, una bella pedalata tra i filari. Sì, sì, e da qui tra una vigna e un'altra, e le salite anche a Fano, io non so perché c'è sempre le salite, boh, uno penso zona di mare, anche lì salite. Però qua vi siete spostati nell'entroterra, quindi sì, nella sì, zona sì. Collinare, il sali e scendi ci sta. Sì, sì, e poi dopo ci sono, vedi, ogni tanto ci sono alcuni punti tecnici dove uno sfida le proprie potenzialità, no? Vedi, qui c'è un piccolo strappettino in salita che sembra facile, ma bisogna avere un'ottima velocità. E poi da qui ci sono altri muri, infatti adesso vedi, eccoli qua. Ma Daniele, se una persona volesse partecipare una domenica con voi come sua prima volta e lo portate a fare un percorso del genere, come ci si organizza? Bisogna allenarsi prima? No, va bene, ci sono anche i percorsi, adesso vediamo, perché possono essere semplici, ma basta una minima distrazione e si può... Eccolo! E si può... Eccolo! Eccolo, e si può scivolare, se così si può scivolare, dire, sì, come come cantava qualcuno, ecco. Sì, perché poi alla fine considera che adesso c'è anche la ghianda, le foglie, quindi diciamo il terreno non è proprio compatto. E qua ci siamo trovati sotto il Carmine, mi sa che si dovrebbe chiamare così, no scusa, sotto il prelato, sì. E abbiamo trovato due sedie, allora abbiamo trovato l'occasione per riposarci, ecco. Però è stato bello perché da una zona all'altra mi hanno portato al fienile e siamo usciti poi al monastero di Monte Giove. Ecco qua, bellissimo posto, tra l'altro, dove avrete visto la panoramica di tutta la città. Sì, un luogo purtroppo c'era la foschia, come abbiamo visto prima, e comunque adesso arriveranno anche le riprese da lì, perché siamo stati anche sulla terrazza. Però io non c'ero mai stato a Monte Giove e devo dire che proprio la sua maestosità mi ha fatto veramente sentir piccolo, perché dietro quella porta c'era un altro paese, un altro mondo. E questa è la terrazza dove, come si può vedere, non si vede proprio il mare, però invito le persone ad andarci, perché da lì, quando ci sono le belle giornate, il panorama è fantastico. E non potevamo non scendere per la collina del Rosario, ma questo è un altro punto di riferimento di Fano, che mi sono trovato lì, ho detto andiamo a vedere anche questa collina del Rosario, perché
è sentita, ma non c'ero mai stato. Anche questo è un altro punto veramente tenuto benissimo. Luogo suggestivo, sì, sicuramente. Sì, sì, proprio ci è piaciuto moltissimo, anche loro poi non c'erano neanche stati, essendo anche del posto, quindi. E poi da qui siamo ripresi verso degli olivi anche secolari, veramente molto belli, per poi concludere il nostro giro guardando il panorama di Fano. Quindi anche qua è stato un bellissimo giro insieme ai nostri compagni, perché alla fine diventano, oltre clienti, diventano anche conoscenti, amici e compagni di pedalate, come in questo caso. Come hai detto prima, come si può trovare le persone per pedalare? Basta cercare a Fano, ci sono dei diversi gruppi che vanno in bicicletta, oppure anche con noi, tipo il gruppo a cui io rappresento, i Muffloni Racing Team, facciamo comunque sia delle pedalate, ma ogni zona ha il suo gruppetto, quindi basta fare una ricerca anche su Facebook o comunque sia, come io consiglio, in questo caso purtroppo non ci sono, per via del Covid, quando ci sono le pedalate bisogna partecipare anche se non si conosce nessuno, perché il bello delle pedalate è fare aggregazione. Ed è un modo per socializzare, insomma. Sì, 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 infatti. Allora, noi abbiamo altre puntate in serbo di cui non vorrei svelare troppo, però una piccola anticipazione, qualcosa ce lo puoi dire? Sì, ci sono altre due puntate e le abbiamo lasciate proprio col botto, perché proprio abbiamo inserito dei contributi veramente esplosivi. Esplosivi, perché siamo, do delle anticipazioni, siamo andati da Andreani Group, che è il leader delle sospensioni a livello internazionale con i suoi settaggi, e quindi avremo una puntata proprio specifica dove parliamo di sospensioni, e questo per gli amanti delle mountain bike è un appuntamento che non si può perdere. Poi abbiamo un'altra puntata che è come viene spiegata l'impostazione della bicicletta, e anche qui proprio è una chicca alquanto non si può perdere. E in più c'è anche la valutazione dell'usato, come viene calcolata la valutazione dell'usato, anche qui, perché in questo periodo, visto l'esplosione del mercato della bicicletta, diciamo tra virgolette grazie al Covid, sì e no, perché poi gli sport di gruppo non sono più potuti essere praticati, quindi tutte le persone che facevano sport di gruppi si sono trovati a fare sport individuali, quindi o vai a correre o vai in bicicletta. Certo. Quindi certo. Alla fine anche lì ci sarà diciamo queste chicchettine che insegneranno a, diciamo, valorizzare molto di più questo aspetto della mountain bike. E allora, per chi volesse venire a trovarti, naturalmente sei al Ghilardino, sì. Dacci tutte le indicazioni della casa del ciclista. Molto semplice, uscita Sant'Ippolito oppure Fossombrone Est, a 1,5 km c'è Ghilardino e lungo la strada c'è la casa del ciclista. Bene, allora io ringrazio te, ringrazio anche Stefano della Ciclo Officina e naturalmente ringrazio Riccardo Sora in regia e tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao a tutti.